Taranto è un paese di Sicilia sulla strada che da Palermo porta a Trapani, il paese di Vittorio Emanuele Orlando. Ecco il treno. Buon viaggio, onorevole. Mi raccomando, a Palermo, pensi a noi. Accontentare tutti, provvedere a tutto, è difficile. E ciascuno, si può dire, ha un problema che ritiene esclusivo. Il treno attraversa terre da secoli in attesa che l'uomo le renda più fertili e rigogliose. Ecco Palermo. Palermo, antichissima e rinnovata. A Palazzo dei Normanni, che già fu una fortezza del IX secolo ed oggi è residenza del Parlamento regionale, i rappresentanti delle genti dell'isola si incontrano, discutono, studiano e risolvono i problemi più urgenti. Riunione nella sala degli antichi viceré. Viceré potentissimi che emanavano ordinanze scritte con penne d'oca e inzuppate in inchiostro di sambuco. Oggi a Palazzo dei Normanni moderne macchine da scrivere imprimono gli ordini di convocazione. È per oggi. Commissione parlamentare per la finanza. La seduta sarà laboriosa. Il salone di Ruggero. Il salone dei 420. Un ascensore velocissimo e silenzioso nelle vecchie mura del Palazzo dei Normanni. Siamo nella sala del presidente dell'assemblea. Sta bene, alle 5. Alle 5. Alle 5. Alle 5. Questi orologi sembrano segnare il tempo per un ballo a corte. La commissione discute, propone riforme, assegna fondi. Domani in questa sala saranno affrontati problemi di grande importanza per la regione siciliana. Commessi ed uomini di fatica preparano l'aula. Essendo presenti in aula gli onorevoli deputati Maiorana della Nicchiara, Mondalbano, vicepresidente, gli onorevoli Mazzola, Giummarra, Recupero, segretari, e gli onorevoli Lanza, Celi, Franchina, questori, li dichiaro immessi in possesso delle loro funzioni. Tecnico addetto all'apparecchio di registrazione ascolta i nastri incisi nelle sedute precedenti e prepara l'apparecchio per le sedute di domani. L'aula ritorna silenziosa nella solitudine imponente. La risveglieranno domani i rappresentanti del popolo. Quiete ed armonia nei giardini di Palazzo d'Orléans. La seduta del governo regionale si svolge in un'atmosfera egualmente serena. A
austera la sede dell'Alta Corte di Giustizia Amministrativa, organo tipicamente regionale, che si pone accanto al governo della regione in condizioni di assoluta indipendenza. Organo di consulenza e integrazione giuridico-amministrativa, oltre che di tutela contro eventuali abusi della pubblica amministrazione. Ora ecco la sede dell'assessorato all'agricoltura. I problemi della riforma agraria in Sicilia sono di una particolare urgenza. Si tratta non soltanto di scorporare ed assegnare terre, ma soprattutto di cambiare la struttura fisica del terreno. Questa diga, la diga di Gela, a sud dell'isola, irrigando 6.000 ettari di terreno assetato da secoli, permette, distribuendo l'acqua, di iniziare l'opera di riforma. La piana di Gela, grazie a questa modernissima diga, s'avvia oggi ad una agricoltura ricca di enormi risorse. E qui adesso potrà avere la casa chi lavora la terra. Certo è faticoso lavorare sotto il sole che brucia, ma è bello costruirsi un tetto per ripararsi dal sole. Biondo come l'oro il grano. Ma altro oro c'è oggi, che è nero, il petrolio. Lo dicevano da anni gli ingegneri, i tecnici, gli operai che lavoravano nelle cave d'asfalto qui a Ragusa. Da anni Ragusa credeva di sentire odore di petrolio. Hanno visto gli abitanti del luogo via via rassomigliare sempre più gli orizzonti delle loro terre ai campi lunghi dei film western, gustati con occhi avidi di avventura nei cinema domenicali. Il petrolio c'è, gli uomini hanno trovato la strada ed armati di coraggio e di trivelle implacabili portano alla superficie il liquido prezioso. Altro paese di Sicilia. Ecco le sue tipiche strade piene di colore e di animazione, alcuni suoi angoli caratteristici. Meno poetiche e pittoresche, ma più comode e salutari, queste nuove case per i lavoratori. Le ultime rifiniture. Poi altre famiglie troveranno ospitalità in questo nuovo quartiere. Ed ecco un gruppetto di bambini. Su, da bravi, a scuola. Questo è il vecchio edificio scolastico, che ormai è in pensione. Avete cominciato qui? Ricordate forse con una punta di nostalgia? E questa è la nuova scuola. Enorme e quasi sproporzionata per il nostro paesino. Ma i bambini qui sono i più numerosi. Andate in aula, bambini. Stamane tema in classe. Sicilia di ieri, Sicilia di oggi.